Premetto che questo è un discorso, diciamo, più culturale, filosofico, politico che musicale. Però queste persone vengono, parlo dei Måneskin o Måneskin come volete. Allora, è un discorso che oggi è uscito, Incredibile messaggio on hate, racism and discrimination. Allora, adesso smonterò punto per punto, visto che mi hanno attaccato, mi hanno detto che ero un no-vax solo perché detto che erano vaccinati. Allora, sono stati intervistati. Allora, parliamo di persone intorno ai 20 anni che non hanno nessuna possibilità minima di morire di Covid, ma neanche di prenderlo in modo severo, che si vaccinino con una terapia genica sperimentale che finirà la sua sperimentazione nel 2023. Questi sono fatti. Ci sono stati casi di reazioni avverse a morti e morti, e non parliamo solo di quelli che si sono saputi. Ecco, parliamo di quelli che si sono saputi. Questi sono fatti, non è questione di essere pro-vax o contro-vax. Per me non esiste il no-vax, perché non c'è nessuno, nessuno che dice no, noi vi obblighiamo a non vaccinarvi. Non esiste. Però esistono alcuni che vorrebbero obbligare a vaccinarli, già c'è stato con quelle personale sanitario. Allora, adesso vi faccio sentire. Oh, vi premetto che questi hanno fatto una canzone, sono fuori di testa, ma diverso da loro, cioè hanno fatto successo, già oltre a quello che avevano, ma un enorme successo, hanno vinto due premi con una canzone in cui sono diverso da loro. È un fatto. La parola differenza non esiste. Esiste la parola differenza, come parlavano sempre della differenza, un mondo a colori, un mondo a colori, e quindi non esiste la parola differenza. Peccato, sul vocabolario c'è. La parola gay non esiste. Non esiste la parola gay. Quindi, se voi volete parlare di un amico vostro che ha gusti omosessuali, non potete usare la parola gay e neanche usare alcun altro sinonimo. La parola lesbica non Non esiste. esiste, non esiste la parola lesbica, lo dice. Trans, pansessuale. Pansessuale, che non so, questa forse non esiste, pansessuale. Vabbè, comunque. Quello che cazzo mi pare. Quello che, perché metterci cazzo fa tanto ribelle, no? Sono talmente ribelli che su tutti gli argomenti fondamentali si sono mostrati assolutamente nel mainstream completo. Non esiste, la parola nero non esiste. No, la parola nero non esiste, ragazzi. Oh, questo accordatore di che colore è? Oh, non posso usare la parola. Bianco non esiste. No, la parola gialla. Cioè, la soluzione dei problemi, eventualmente, che però non sono tanti problemi, penso che ci sono stati grandissimi passi avanti, anche troppi forse, nel senso, troppi nel senso che adesso si tende a fare il contrario, cioè si tende ad attaccare l'uomo maschio bianco. I passi avanti ci sono, non è che siano stati fatti. Ormai io credo che, voglio dire, discriminazioni, casi singoli ci staranno sempre, ma in tutti i sensi, voglio dire, non è che viviamo in un mondo così. Però io credo che ormai non siano uno dei grandi problemi, ma evidentemente parlare di libertà costituzionale, parlare di obbligo di vaccini, parlare di aver silenziato tutte le cure che funzionano sul Covid non è un problema, cioè è un problema per loro. Non esiste. Non esiste provenienza. Non esiste, questo è il mondo che vogliono loro. Cioè, per un periodo ci hanno sdoganato il mondo a colori, adesso non vogliono neanche il mondo a colori. Vogliono, io lo chiamo la pappa del cuore, come diceva Fusaro. Di razza, di religione. Di genere, no. Allora, non c'è origine, razza. E allora perché, se tu non ci credi in queste cose, perché sei andata a rappresentare l'Italia Eurofestival? Se non c'è nessuna differenza, eliminiamo pure l'Italia. Di genere, ma siamo tutti quanti, come in questo momento, stretti e uniti dal solo fatto di essere umani. Ma come no? Stretti e uniti, ma come ci vogliono differenziati? Perché oggi, in questo mondo del cazzo,
cazzo, fatemelo dire, che fomenta... Ma qual è questo mondo che fomenta il razzismo e la discriminazione? Io vedo la discriminazione attualmente con le persone che eventualmente non si vogliono vaccinare. Odio, razzismo e discriminazione. C'è molta discriminazione per qualsiasi persona che proponga un'opinione diversa del mondo. Che non sia quella ufficiale. Noi dobbiamo avere uno sguardo al futuro e dobbiamo essere pronti a unirci contro questa cattiveria che ci proviene. Ma dov'è questa? Io non la vedo sta cattiveria, sinceramente non la vedo. Secondo me più tu continui a fomentare, a parlare che c'è il razzismo, sembra quasi di crearlo una... Allora, io non dico che non esista per niente, ma qual è questo? Di cosa sta parlando? Chi sono? Provinano ogni giorno. Ogni giorno, ma dove? Ma dove? Dove? Io non lo vedo! Hai pensato a un mondo dove siamo tutti uguali? Dove se uno è gay non puoi chiamarlo gay, se uno è etero non puoi chiamarlo etero, se uno è orientale non puoi chiamarlo orientale. No, questo bellissimo mondo di indistinto. Prendetevi per mano, e passo dopo passo. No, non ci possiamo più prendere per mano, caro... Damiano, grazie al politicamente corretto del virus. Entrate nell'altra dimensione. Nell'altra dimensione. No, io non c'entro in questa dimensione, mi dispiace. Ma è un discorso... A me mi hanno attaccato, mi hanno detto che ero razzista. Sono umani. Allora, ragazzi... Se noi siamo diversi, siamo solo umani, un giorno che ci sarà un'altra razza aliena, se ne parla in questi giorni, figura in questi ultimi settimane e mesi, allora potremmo essere razzisti, perché loro non saranno umani. Giusto? Oppure se non sei, non condividi questa visione pappa globalista di indistinto, un discorso fannificante che vuol dire tutto ma non vuol dire assolutamente niente, sei diverso da loro. Allora ci sono i diversi. Lascio a voi pensare.